Ehi, hey, ciao! Quella che state per vedere è un'intervista che ho realizzato a febbraio con Patrick Zaki, attivista egiziano e al tempo della sua carcerazione studente universitario a Bologna, incriminato dal governo di Al-Sisi per una serie di accuse di sedizione nei confronti del regime del Cairo. La sua storia è abbastanza nota, credo. Noi stessi ne abbiamo parlato per moltissimo tempo, seguendo di volta in volta gli eventi che hanno caratterizzato il suo percorso processuale, i rinvii, anche i risvolti politici di questa carcerazione. Bene, in questa intervista, in cui Zaki parla del suo libro Sogni e illusioni di libertà, è lui stesso a raccontare di questi e di un sacco di altri temi correlati. È stato molto interessante parlarci e sono contento di finalmente mostrare questa presentazione anche a voi. Ovviamente non è un Breaking Italy Night, è la presentazione di un libro in inglese, attenzione, di fronte a un pubblico italiano, quindi il tutto si è svolto con la presenza di un interprete sul palco. Quindi, insomma, moderate le vostre aspettative, siete un po' pazienti del fatto che c'è quel gap per cui io parlo, l'interprete traduce a lui, lui risponde in inglese, lei traduce agli altri, insomma. C'è quella roba lì. Detto questo, i contenuti sono molto interessanti. Vi ricordo che anche tutto quello che facciamo è finanziato da voi. Anche questo evento, il fatto che noi adesso lo prendiamo, l'abbiamo fatto e lo mettiamo online, l'abbiamo gestito noi ed era completamente gratuito. Questo contenuto rimane completamente gratuito, tutto rimane completamente gratuito grazie a un sistema di abbonamento che si chiama Breaking Italy Club. Link in descrizione oppure potete andare su breakingitaly.club. Per abbonarvi, saperne di più, dare un contributo e aiutarci nella causa. Detto questo, vi lascio la mia chiacchierata con Zaki. È molto interessante, sono curioso di leggere i vostri commenti e le vostre impressioni. Buonasera, buonasera, grazie a tutte e tutti per essere qui. Allora, facciamo finta che non sappiate chi è la persona che intervisterò tra qualche minuto, e quindi insomma lo ripeto a favore di camera. Patrick Zaki, questo attivista che nessuno di noi conosceva sino al 2020, quando tornando a un certo punto al Cairo, visto che studiava a Bologna, viene raggiunto dalla polizia, fermato e portato in carcere. Da lì inizia tutto un suo calvario che abbiamo imparato a conoscere tramite i telegiornali, tramite i giornali, che insomma si occupavano di quello che accadeva senza che lui ne sapesse niente. Infatti lo vedremo perché nel suo libro che ha scritto, la ragione per la quale è qua per parlarci del suo libro, racconta come lui non sapesse nulla di quello che stava succedendo nel mondo e lo abbia scoperto soltanto successivamente o lo abbia intuito da alcune questioni che insomma sarà meglio che vi cioè, me ne parli lui alla fine, se no se lo racconto io che senso ha che insomma. Quindi niente, grazie ancora per essere qui e vi chiedo un applauso per Patrick Zaki. L'evento sarà in italiano, grazie mille per l'aiuto live della traduzione, quindi ogni tanto ci fermeremo e lasceremo che Patrick possa. Insomma, lasciamo che l'interprete possa tradurre quello che Patrick ha detto. La prima domanda che vorrei farti, Patrick, è perché hai deciso di scrivere questo libro? Nel senso, l'ho scritto in italiano, quindi ipotizzo che sia dedicato principalmente al pubblico italiano. E volevo sapere innanzitutto come mai hai deciso di fare questa scelta. Ciao, ok. Prima, ciao a tutti, sono molto felice per essere qui a grazie mille per presenza. Scusatemi per il mio italiano. Io continuo a parlare in inglese perché parlare di politica, di diritto umano è molto difficile per me. I'm really happy to be here today. Thanks for the organizers. Thanks for everyone for your presence here today. It means a lot for me. Thanks for Alessandro. Thanks for Matteo. Thanks for everyone that gave me the chance to visit Calgary for the first time in person. Grazie a tutti, sono felicissima di essere qua e grazie
all'organizzazione, grazie ai presenti per essere qua, grazie a Matteo, grazie ad Alessandro per avermi dato la possibilità di visitare Cagliari per la prima volta e di essere qua con voi. Considering the first question, I think like for sure it's obvious for everyone that I wrote it in English, not in Italian, because I need some time to write a book in Italian and to talk easily in Italian in such like sophisticated and stuff. For me, I wrote this book for one reason, to be honest. I wanted to make an example about what's going on inside the prison. The first question that I was asked a lot from people when I got released, what it looks like inside the prison, how it looks like, what the life looks like inside the prison. So it was like, not a manifesto, because a manifesto is a big word, but it's like an example, a diary about what's going on inside the prison and how we can live inside the prison. Innanzitutto, il libro non lo scritto in... Innanzitutto, il libro non l'ho scritto in italiano, l'ho scritto in inglese, perché ancora il mio italiano non è abbastanza buono da scrivere cose così sofisticate. L'ho scritto principalmente per una ragione, per fare un esempio di come si vive in prigione, di com'è la vita in prigione, perché questa è stata la prima domanda che mi è stata fatta: come si vive in prigione, com'è la vita quotidiana. Quindi il mio libro non è un manifesto, ma è più che altro un esempio della una rappresentazione di come si vive in prigione, della vita quotidiana. Also the book is written, to be honest, because I want to make advocacy for people who are still there in the prison. You know, as you know, in Egypt there is still 60,000 political prisoners, prisoner of consciousness. So this book, I find it as a good way to start to make a tour all over Italy to tell the people about that we still need to work more and more. I was lucky, everyone supported me a lot and asked for my freedom, but we still have hundreds and thousands of prisoners of consciousness who should be asked for their freedom, and the book is a way to talk about them and to make advocacy for them, because it's not about the book is not about Patrick, it's about like thousands of Patrick who are still there in the prison. L'altro motivo per cui ho scritto il libro è per dare una voce ai tantissimi prigionieri che sono ancora defunti. Si parla di circa 60.000 prigionieri politici. Io sono stato fortunato, io ho avuto la grazia, ma ci sono ancora migliaia di prigionieri che hanno bisogno di essere liberati, che cercano la libertà. Quindi questo non è un libro di Patrick su Patrick, ma è un libro per dare voce ai tantissimi prigionieri, ai tantissimi Patrick che ci sono ancora nel mondo. Parleremo un pochino poi della tua esperienza in carcere, perché è estremamente interessante. Nel libro ci sono anche dei passaggi che sono estremamente toccanti e che quindi raccontano effettivamente ciò che Patrick ha vissuto, quindi ci arriveremo. Però sempre sulla pubblicazione del libro ti chiederei, hai deciso di pubblicarlo in Italia, ma volendo, vista anche la tua popolarità, potresti pubblicarlo anche in Egitto? Could you publish it in Egypt as well? That's a very hard question. It could be published in Egypt, but I will need a lot of support because I believe in present and it's for this book. I think I need a break right now, so maybe after a bit I will publish it in Arabic. But if you want, I will do it. Like if I want. It's not easy, to be honest, to publish it in Arabic. I think like by time it will be translated, because you know now we are in a very small world. For sure the Egyptian consultants know that I publish a book, and for sure they have someone who make a review of the book for them, and for sure they know everything about the book. But to publish this in Arabic, first of all, to be honest, the book was written not for the Egyptian people, because they have a lot of stories that looks like mine. So yeah, it will be added because there's something very personal in the book about me, but also they hear a lot about this. It was originally made for the European people and specifically for the Italian people, because it's kind that I'm saying how much I'm grateful for them, and I want to share how they participated in saving me from my imprisonment.
Beh, è molto difficile rispondere a questa domanda. Per pubblicare in Egitto avrei bisogno di tantissimo supporto, di nuovo perché rischierei di finire in prigione e probabilmente adesso ho bisogno di una pausa. Solo se esistete, non lo so. Comunque, non è facile, non è stato facile, non è facile che sia pubblicato, non sarà facile che sia pubblicato in Egitto, ma credo che sarà sicuramente tradotto in futuro, perché ormai viviamo in un mondo molto piccolo, molto globale. Ci tengo a dire che sicuramente non è stato scritto per l'Egitto, ma è stato scritto per l'Europa, per l'Italia, per gli europei, soprattutto per gli italiani, per dimostrare una gratitudine agli italiani e anche per informare gli europei e gli italiani riguardo alla situazione in Egitto. Quello che mi stupisce è che tu sei stato arrestato inizialmente per dei post su Facebook, che poi tu dici che non erano nemmeno tuoi, insomma c'era un apparato che era molto attento alle cose che stavi facendo, alle cose che stavi pubblicando. Quindi realisticamente, adesso io non è che te la sto chiamando, però questo apparato si sarà accorto della pubblicazione di un libro che è così popolare in Italia. Di nuovo, adesso non è per il bacio della morte, però. Another time. Look, but no, but there's something that's not true about that. I say it's not my posts. No, yeah, for sure it was my posts. I'm an activist and a political activist, and it was my posts. But the thing I was saying, it's not my posts because I asked them a lot, kindly, can you show me what's the posts? And they are refusing this. For sure, I know that they have posts for me, for my account, but when I ask them kindly, can I know why I'm in the prison right now? Can you show me what's the posts are? They are always refusing. And after that, after 1 year, they told me, no, you are not imprisoned for the posts. You are imprisoned for an article that's related to Christian minority. Then we go to search what the posts were about, and we find that the posts were about the 25 gender revolution, which sounds very, very vague, like, no one can be imprisoned for posts about the memory of the revolution. So if you want to ask about the main reason of my imprisonment, it was my activism, my political activism. This kind of regimes, when they want to imprison someone, they will make out of like causes that no one can get it to imprison him. So they were searching for me, any reason to get imprison me, because they want to imprison me for my collective work, not about an article or a sure. Post. It was a collective punishment for what I did since 2011 till now. And considering the publishing the book and they know about the book, I'm afraid about this, but I'm always picking on that now I have a lot of people who know me in Italy, so next time it will be much, much more. It will take a much greater time, not 2 years, maybe 2 months next time. Devo fare una recitazione sui post, ovviamente i post sì erano i miei, però quando io chiedevo perché sono detenuto, quali sono i post incriminati, nessuno mi ha mai mostrato i post incriminati. Dopo diverso tempo ho scoperto che mi avevano arrestato per alcune mie dichiarazioni sulle minoranze cristiane. Però la ragione principale per cui sono stato detenuto è il mio attivismo. Attivismo nel senso di lavoro collettivo, non solamente un posto, un articolo in particolare, ma tutto il lavoro collettivo. Per quanto riguarda l'apparato, che si ha conoscenza o meno della pubblicazione del libro, sicuramente sì, sicuramente lo sapranno, ma adesso in Italia sono molto più conosciuto, ho molto più supporto, per cui ovviamente ho paura, ma probabilmente se dovessi essere di nuovo detenuto sarebbe per un tempo molto minore, magari qualche mese, non 2 anni, o l'altra volta. Yeah, and to be honest, yeah, it's a risky thing to publish just book about imprisonment and my imprisonment and how it looks from inside the prison. It's very risky. But at the end of the day, I think like I have a duty to do so. Yeah, it's very risky. It could put me in the risk of being imprisoned again. But to be honest, sometimes I think about my colleagues whom I left them inside the cells till now and who are still in the prison. If I go out and I don't think about them and the others do the same, they will not be released anytime. So it's my duty toward
my work as a human rights defender, and before that, on a humanitarian level, on a personal level, my colleagues. So I shared the sense with them. I shared the food. I shared like the hardest moments and the hope moments. It's my duty to talk about them and to defend them. So that's why I wrote the book, and I put myself under the risk of that I should face anything because I wrote this book. That's the real reason of writing this book at this time, because I'm super privileged right now. I have a lot of support from Italy and from European countries because of what I passed by. So I should use this privilege to defend my colleagues and to ask for their freedom. Sicuramente è rischioso, è stato rischioso scrivere questo libro, ma ho dovuto, ho il dovere di farlo, perché penso ovviamente ai miei colleghi, che sono ancora detenuti, e quindi lo vedo come un dovere da difensore dei diritti umani, difendere delle persone, pensare ai colleghi che sono ancora in carcere, perché io sono stato liberato e se nessuno avesse pensato a me, insomma, alla fine non sarei stato liberato. E devo pensare alle persone che, con cui io ho condiviso la cella, con cui io ho condiviso il cibo. Adesso che sono un privilegiato e sono stato liberato e adesso che ho il supporto dall'Europa e dall'Italia, mi sento in dovere di prendermi questo rischio e di scrivere per permettere anche agli altri di essere liberati. A tal proposito, parliamo un po', iniziamo a parlare della tua vita in carcere, nel senso che c'è una fase del libro nella quale Patrick racconta di essersi dovuto adattare alla vita carceraria. Ci sono tanti dettagli che sono molto interessanti. La cosa che io, leggendo le pagine, mi sono chiesto è qual è l'impatto, cosa pensa quello che è uno studente universitario, che qui tutto si aspetta a meno che essere messo in carcere con criminali, che lui racconta, persone anche con problemi, insomma, gravi, e come ci si adatta a una vita che è completamente diversa da quella che si è fatto sino a quel momento? That was very challenging, to be honest. At the beginning, I read a lot of testimonies about how the prison looks like from inside. I read a lot of testimonies about the torture that people are facing when they get arrested at the beginning, at the first few days before appearing in front of the court, in front of the investigators, because there is a way issue that you, when you got arrested politically, you have disappeared, you disappear for a few days, and then you appear in front of the investigator. I was lucky. I only disappeared for 38 hours. And other people stay in disappearance for months, years, and I work with the case of someone who disappeared for 9 years. Nine years. I was lucky. What about you? Sicuramente è stata una grande sfida. All'inizio ho letto molte testimonianze di prigionieri, soprattutto prigionieri politici, e nei loro primi giorni in carcere, quando inizialmente spariscono e poi vengono direttamente catapultati davanti a un processo. Io sono stato fortunato, sono sparito solamente per 38 ore, altri per mesi, ma ci sono state dei casi in cui la persona sono sparita per 9 anni. To adapt, it wasn't easy, to be honest. As you mentioned, I was in a very hard prison, one of the hardest prisons in Egypt. They didn't want me in the same place with the people who have the same political background of mine, which is something unique, not always happening, because always you are put in the same sector of people who belongs to your political background. For me, they put me in a sector that called for the very very dangerous elements, like, because I'm very dangerous element for them. They don't want me to interact with anyone. They want me to be in a solitary cell as much as they can, so I can interact with others. After time, I find that all the cells next to me is the cells of Muslim Brotherhood members, who we don't have a common ground, so we can talk. After that, I find like the two floors in my sector, other two floors
Absalbia is for criminals. We don't also have any common ground to talk about anything. E sono stato mandato in una prigione molto, molto difficile. E, oltre a questo, sono stato inserito con delle persone che sapete che di solito i detenuti vengono messi in cella insieme ad altri detenuti con lo stesso background culturale, con anche con i crimini. In realtà, io sono stato inserito in un settore. Insieme a quelli che sono stati definiti elementi molto pericolosi, per cui non mi ha permesso di interagire con gli altri, non interagivo con nessuno, non mi veniva permesso di parlare con nessuno. E per gli altri gotiani erano lo stesso con i criminali con cui non avevamo nulla a che fare, non avevamo niente da dirci. At the beginning, on personal aspect, on personal level, I was resisting the idea of the Tambi prison. Like every prisoner, after a few months, they give him some facilities. Like for me, they give me the facility to have like a journal and like a box to put some ice inside this because it's very hot. So you can put some water in this ice, which is something not humanitarian at all. But that's what they give you. At the beginning, I refused making like. To buy this journals or to make like an account with this ice stuff because I don't feel I will stay here a lot. I can't be here that much. So I was refusing this for 1 month, but after one month of offering me this, like it was after 4 months, I feel no, it looks like I should adapt. It looks like I will stay here and even, and it's, I always use, black comedy when I'm talking about such stories to can overcome it. But one time, the first time I heard the radio when I was in the prison, I opened the radio to hear an advertising about Corona saying, we don't want to be like Italy. We don't want to be as what's going on right now. Like a lot of people are dying right now in Italy. So that was the first stage situation. And I'm betting on the Italian people that they will save me right now because they are supporting me. So it was like a message for me. You will stay a lot. You should adapt right now because you will stay here a lot. Inizialmente ho resistito, ho cercato di resistere tantissimo anche perché non pensavo di dover rimanere così tanto in carcere. Per cui dopo qualche tempo mi hanno iniziato a offrire un giornale e anche del ghiaccio, perché sapete in Egitto c'è tantissimo caldo. Ma io inizialmente ho sempre rifiutato proprio perché volevo resistere e pensavo di uscire presto, non pensavo di dover rimanere così tanto. Poi a un certo punto ho accettato, perché mi sono reso conto che sarei rimasto più tempo del previsto in carcere. Un giorno ho sentito la radio e ho sentito che c'era il problema della pandemia, del coronavirus, e che in Italia stava morendo tantissima gente. Per cui ho detto, forse questo è un messaggio diretto a me, forse non è il momento mio per uscire, non è il momento giusto per uscire, e quindi ho iniziato ad accettare il ghiaccio e tornare. Yeah, it was really hard to adapt to the situation. But something that I learned from the prison that I should adapt, I should work on myself to adapt in any place. Now I can adapt in any place. I didn't have a chance to talk to anyone at the first few months except the Muslim Brotherhood and criminals. How I can do this? Like how I can only be speaking to people who we didn't intersect in any ideas. But I do. I start to talk to them about books, about some stuff related to politics. We can argue about some politics. Because at the end of the day, they were obligated to deal with me and I am obligated to deal with them. We don't have another choices. For the criminals, there is no common ground between us. So I was searching how I can make contact, because making contacts with everyone at present is very important. So I should invest as much as I can in my connection with everyone. Like for criminals, I was talking to them about some films, football, always having fight with them about football, so we can have a common ground, because they helped me in another stuff. They helped me in sending some messages to my family was in legal ways, and sometimes because they go to see their families more than me, they have sometimes illegal way, they have mobile. So I use these connections. In the prison, you shouldn't adapt, because it's not an easy imprisonment. It's hard imprisonment. Mm-hmm.
Tornando al discorso della meditazione, sicuramente riscono l'attacco, ho dovuto lavorare moltissimo su me stesso. Ho dovuto parlare con dei criminali con cui non avevo nulla in comune, non avevo niente a che fare, però ho iniziato a parlare con loro di libri, di politica. E alla fine del giorno mi sono detto, tanto sono obbligato a rimanere con loro, sono obbligato a conviverci. È molto importante investire sulle condizioni che si hanno con le altre persone. E qui abbiamo iniziato a parlare un po' di tutto, di calcio, di qualunque cosa. Anche perché io parlavo con loro di argomenti che loro conoscevano magari, e loro iniziavano a fidarsi di me. E quindi mi permettevano magari di mandare dei messaggi alla mia famiglia, perché loro magari avevano il cellulare o magari avevano la possibilità di avere dei contatti, cosa che io invece non avevo. I tried to adapt with everyone inside my imprisonment because that's how it looks like from inside. You should adapt with everyone. You should try to do your best to make a connection with everyone, even if you are pretty sure that they don't love you or they don't count. Yeah, they don't count you as one of them. But that's life in the prison. Everyone is trying to support the other, even if you are from both like different sides, you will adapt. But the only one that I didn't adapt with, and it's a really funny story, that there were a hearing. I go to a hearing every 45 days in front of the judge. And one day I was going to this hearing and I find someone who's really calm, no one is talking to him. So I was curious because I'm a researcher. At the end of the day, I want to know why this guy, no one is talking to him and this guy alone. I go to ask him, what's your name? He tell me, my name is Am. Okay, what bring you in? What's your case? He tell me, I came from Sinai. That was a little bit weird for me to meet someone who just came in a political case from Sinai. And they tell him, so what you do, Amri, so what you mean? You tell me, like, I just participated in, like, a bombing that took place in Cairo. I'm a part of ISIS. And I tell him, okay, that's amazing. I was really surprised by this. And then he tell me, oh, what's your name? And I tell him, I'm sorry, Amri, but the judge is asking to see me right now, so I should be. Yeah, that's the life. At this time, I feel a little bit afraid. I wasn't afraid of him, but I was afraid of the situation. I deal with all the people from different, but even people, like I read testimonies from people from ISIS, but it was the first time to be like that close, or like in the cage, you know, everything could happen. So I was a little bit anxious about it. Something like that. I meet people from ISIS, I meet people from Al-Qaeda, I meet people from everything that you can imagine inside the Egyptian prison. In prigione ci si deve adattare a convivere con tutti, bisogna cercare di creare delle connessioni con persone che comunque magari non fuori dal calcio che non avresti avuto nulla a che fare, perché loro non ti considerano uno di loro. Sapete che io ho un'udienza ogni 45 giorni. Un giorno di un'udienza, prima di pensarmi dal giudice, ho incontrato quest'altro detenuto, un detenuto con cui nessuno parlava, un detenuto che sembrava timido, per cui io ho detto, ma sì, mi avvicino, e ho chiesto, a studiare, insomma, abbastanza divertente, ho chiesto, ma come ti chiami? E dicevo, Anni. Da dove vieni? Da Sinai. E gli ho chiesto, ma mi chiedevo, come mai nessuno parla con lui? E quindi ho iniziato a fargli delle domande, ma come mai sei qua, sei anche tu un prigioniero politico? E lui mi ha detto, sì, vabbè, ho partecipato a un combattimento perché faccio parte dell'ISIS. E io in quel momento, insomma, ho avuto paura, non paura di lui, ma paura della situazione. Questo per dirvi che in carcere in Egitto si incontrano persone di qualunque situazione, ho incontrato persone dell'ISIS, persone di Al-Qaeda, quindi in quell'occasione gli ho detto subito, va bene, devo andarci, tu dice mi sta aspettando e ci vediamo dopo, ciao. Sorry, I want to clarify something even considering this story, because to be honest, a lot of stories I have read and a lot of testimonies of people who don't even belong to ISIS and being in the prison under the name and tag of that they were belonging to ISIS. Maybe Amr saying this to me because he believes in this and this way of his believing. But a lot of cases we hear from the Egyptian media that they are part of ISIS, they are part of Abdullah, and after that we find that they are not part of anything. They are
innocent people who got arrested only because they know someone who knows someone who's related to someone, but they took him instead of the real person that they need. So it's very hard to say this, but it happens a lot. So I'm not saying this to say that everyone who's tagged with ISIS in Egypt is really, no, that's not true. Yeah, I intersect with this guy who's really believing in this, but there is a lot of people who are tagged by this, but they are not belonging related to this. Ovviamente solo per fare una precisazione, molti detenuti dicono di far parte dell'ISIS, ma molti lo dicono solamente perché alla fine lo sono credere, perché alcuni vengono arrestati solamente perché sono amici che conoscono qualcuno che conosce qualcuno che fa parte dell'ISIS. Poi in questo caso sì, mi ha detto così, probabilmente faceva davvero parte dell'ISIS, ma non è il caso di Tiwanzi. At the end of the day, I was accused as a member of a terrorist group. So maybe I was in the place of honor. If I was exactly, they accused me that I'm part of a terrorist group. And when I asked them in the investigation, what is the name of the terrorist group or what's the aims of the terrorist group that I'm belonging to? He told me, no, there is no name and there is no info about the terrorist group, but if any 5 or 6 persons have a meetings and they are talking about politics, it could be a terrorist group. And that's what their definition for a terrorist group. So it's not only about the case of Aymat, there is a lot of people who could be in the prison and accused for being a terrorist members while they didn't do anything, they just like doing politics. Anche io personalmente sono stato accusato di essere un terrorista e quando ho chiesto qual è il nome del gruppo terrorista, qual è lo scopo, quale sarebbe lo scopo di questo gruppo, mi hanno detto che non era nessun nome, non era nessuno scopo, ma quando 4, 5, 6 persone si incontrano per parlare di politica possono essere dei terroristi e quindi probabilmente questo è il caso di tantissimi altri detenuti che si sono ritrovati nella stessa situazione e non sono realmente parte di ISIS o di Al-Qaeda o di quel gruppo terrorista. Ma infatti un elemento che trovo interessante è che avete presente quando si guardano i telefilm, i film e ci sono le carceri, no? Si vede il personaggio che entra, ci sono le fazioni e quindi tu devi capire un po' a quale fazione puoi affidarti e quali sono i tuoi nemici, no? E normalmente queste cose, per quanto siano insomma, delle cose nei libri, insomma, non so quanto siano vere, si muovono sempre su delle linee o etniche o culturali, no? E quindi io mi chiedevo, siccome Patrick tu sei cristiano copto e anzi il fatto di esserlo è stato in modo postumo utilizzato come ragione per la quale eri detenuto, cioè è stato utilizzato successivamente come come elemento, quanto questa differenza emergeva nei rapporti di cui parlavi prima in carcere? Cioè, le persone, ad esempio tu citavi Fratelli Musulmani, che è evidentemente un'organizzazione molto lontana da te, le persone quanto ti facevano pesare il fatto di essere diverso in questo senso e come? Lo sapevano, te lo chiedevano, girava la voce? You were a Christian. Did they know that you were a Christian? But I know that you were Christian. No. Okay. We can take a break for a minute so she can break something. I wasn't saying that they are Muslim brothers for me. No. There is a polity called Muslim Brotherhood. Sure. Yeah, because I think that I was obvious about this. The Muslim Brotherhood is a party in Egypt, right? Yes, I know. The thing that, yeah, it was a really unique thing to find that someone who's Christian as a political prisoner. It's not a usual thing that you have a political prisoner who are Christian. I think like I was the second one who's really going to the prison because of a political reason. The first one was another one called Ronnie Campbell, but his case was because he's writing a lot about the church, criticizing the government, considering what they are doing with the church. He was in the activism of Christian activism only. Yeah. For me, I was more active in all the stuff. I'm active in politics, I'm active in human rights, I'm active in more than one sector. They weren't amazed at this moment, to be honest. They were amazed that someone Christian in the prison, who were amazed by the police officers and the agencies, not the prisoners, because the prisoners were aware that we are in a critical
how would it diminish that they are at least taking anyone from opposition? So for sure, someone who's Christian from the opposition. And for some reasons, they know my name before because I have a lot of followers in Egypt. I have a lot of articles. They know my name, even if they know me personally, but they know I am. So they were surprised. The surprise was from agencies and police officers and the policemen who are dealing with us for the agencies. Diciamo che è stato abbastanza particolare essere cristiano e detenuto, perché probabilmente sono stato il secondo detenuto cristiano per motivi politici. Il primo era un cristiano che è stato detenuto lo stesso per motivi politici, ma lui spiegava più che altro sulla Chiesa, era un attivismo più che altro cristiano. Io invece sono attivista in tanti settori, in tanti campi, politica, dei diritti umani. Per cui per i prigionieri ero noto, mi conoscevano, conoscevano il mio nome. Chi era più stupito, diciamo, erano i poliziotti, le guardie carcerarie, erano più stupite di avere una persona così cristiana. For bubble dynamics in Egypt, and because Egypt is always trying to show that they are not against the religious minorities, considering Christians, it was always forbidden to imprison a Christian, like in the history of Egypt, since Mubarak, like ongoing. It was really hard to find a Christian who are imprisoned because of a political reason. It's not easy. But since the presence of the current president, they extend the circle. They don't care to anything. They will imprison anyone from different background, Christian, Muslim, whatever your religion is, your name, if you are from the opposition or saying a different point of view. Even after me, a lot of political prisoners who arrived with Christians. Like, I remember that one day there were a room for 7 Christians in the prison. Most of them are in prison because they make like on posts, they share posts on Facebook and social media channels. I think like one of the way of discrimination inside the prison for me, that at the beginning when I arrived, they put me with another Christian who was imprisoned by fault in a political case. He wasn't part of the case at all. He just found them having the cause with the group that making the boasts and stuff, and they imprisoned him for 5 years, by the way, and he didn't know anything. But I was always angry, why are putting me as a Christian in the same cell? Yeah, but we are not like people with diseases or something. We are normal people. Can you put me with my friend, my colleagues, or I belong to their political point of view or political way of thinking? Why you are putting me with him? Because he's just a Christian. It's addict, like they are thinking that it's a way of supporting me that no one will attend me because I'm Christian. But from my point of view, it's a kind of discrimination that you judge me that I want to be with Christian because we are Christian, we love each other, we're famous. No, that's a very, very bad thing. It was a kind of discrimination. I fought a lot to not to be with this guy in the same cell because we are not in the same grounds. We are totally different. And even inside your small cell, at least you need someone who with you on the same ground so you can live together, because you would be in front of this guy for 23 hours on daily basis. Like, it's not easy. In passato era quasi proibito imprigionare dei cristiani. Se pensiamo alla storia dell'Egitto, non era una cosa prevista. Ma adesso no, ma non interessa più quella cui si detiene chiunque. E infatti dopo di me tantissimi prigionieri politici erano cristiani, solamente magari per aver messo un like o aver condiviso dei post su Facebook. Per quanto riguarda una delle discriminazioni che io ho vissuto in maniera più forte in carcere è stata quella di sentirmi sempre inserito nelle celle insieme ad altri cristiani. E diciamo, ma perché non siamo malati, non siamo diversi, che ci dovete mettere tutti assieme, sempre tutti in gruppo? In realtà loro pensavano che fosse un modo per supportarmi, per darmi una vita un po' più semplice. In realtà io la vedevo come una fortissima inspirazione, anche perché sì, ero con un compagno di cella cristiano, ma avevamo dei background completamente diversi, per cui non avevamo niente di cui parlare, non ci potevamo
scambiare opinioni praticamente su nulla. E ho lottato tantissimo per non essere in carcere con lui. Volevo essere in carcere con qualcuno magari di una religione diversa, non avesse il mio stesso background, perché alla fine devi rivalere con una persona 24 ore su 24 su base della carriera, e almeno devi essere, devi poter scambiare le opinioni con lui. Quindi la storia che si entra in carcere e si colpisce fortissimo la persona più grossa che si vede per mostrare dominanza è falsa? Confermi? Una scemenza, però glielo volevo chiedere, scusate. It's a bit a stupid question, but I wanted to ask you. It's not true that you hit the strongest person in prison just to show that. È stranissimo, se te devo tradurre. No. I was joking. I think like it wasn't like that. We have a fight, and in the prison, it's very masculine. It's very much, you know, the all the I think not only the Egyptian society, but all the society is very masculine, and we are fighting the masculinity in our society as much as we can. But in the prison, there is some part of it. If it was well known in the prison that someone is making fun of you, is beating you, and you are not replying because there is no law. There is no law inside the prison. If someone is doing so and you didn't respond back, it would be easy. Everyone would come to beat you. Everyone would come to make fun of you. Everyone would come to insult you. So I gave him more than one chance, and I tell him, like, kindly, don't do this again. Don't try to pressure me. But at the end, you should react. I should react up in this. And he was a little bit, not old, but like older than me, was 10 years or 12 years. And I tell him, look, it's not the same. For sure, I'm younger than you, so we can't compete together. Why you are pushing me to do something like that with you? And he was insisting, always like trying to pressure me, always trying to push me to have fights with him. At the end of the day, he pushed me from this, but I didn't survive, to be honest. I don't like this. And, sometimes you are pushed to do so in a very hard moments like that, but it's not good. It's not good. I always even blame myself even after doing that, even if I wasn't wrong, but I blame myself that I should have more patience while dealing with the situation. Beh, sicuramente in carcere la società è abbastanza machista, non solamente in Egitto, ma in tutte le società. Inoltre in carcere non c'è legge, per cui se uno ti colpisce e tu non reagisci, alla fine tutti quanti si sentono quasi in diritto di poter colpire, perché tanto tu non reagisci, sei quasi spinto a farlo per una questione di sopravvivenza. For sure, I wasn't the strongest one in the prison, because, you know, the two floors is full of the criminal prisoners. If someone of them want to say hi for me, I would run, because it's really terrifying. So I wasn't the strongest one. Sometimes I was, like, at the night feeling super bad. I could cry because I'm feeling super bad of what I'm passing by, and they are in the other floors celebrating their imprisonment, like the criminal imprisonment. They are really happy, listening to music, dancing in their cells. So for sure, I'm not the strongest one at all. it's not the truth. I just was defending myself, trying to do this. E sicuramente io non ero il più forte del carcere, anzi, moltissime volte mi veniva da piangere, ero triste, però poi sentivo le altre gare del carcere che magari stavano festeggiando, sentivo la musica e mi tiravo un po' su, però sicuramente non ero io il più forte del carcere. Tu nel libro parli anche molto di aver avuto paura di impazzire a un certo punto, c'è proprio un capitolo dedicato al fatto che soprattutto la solitudine ti stesse portando a impazzire. Puoi raccontarci come hai contrastato questa paura, cosa hai fatto per rimanere in qualche modo ancorato alla realtà? A bullet, you have to resist, yeah. I think this idea came to me not by luck, because the first cell that I have entered, it was with a very young Christian guy who was imprisoned because he make a recording making fun of Prophet Muhammad, and someone hear this recording, so he was imprisoned for 1 year and a half. When I entered his cell, he was there for 9 months. They didn't let him out of his cell all those 9 months, even for 1 hour daily. They didn't do so. Even in this cell, there were no
bathrooms. You go for the bathroom only 5 minutes at 8 o'clock. You do everything for one time in the day. You don't have the access to bathroom. You only have 5 minutes at the beginning of the day. When I entered this cell at the first night, I was trying to sleep and I find him looking at the wall, and he makes some drawings and he's talking to those drawings because he was there for 9 months and don't have contact with anyone. So he start to make some characters on the wall and talk to them. So when I see this, I was really afraid. I can't reach this stage. I don't want to be like him, talking to the wall, talking to some stuff drawn on the wall. Hello. Quando sono andato in cella, sono stato messo in cella insieme a una persona che aveva fatto delle registrazioni in cui insomma si prendeva gioco di Mohamed, per cui era stato messo in carcere per questi motivi. E lui per 9 mesi non ha avuto nessun tipo di accesso alla vita esterna, alla cella. Per cui immaginatevi, nella cella non solo il panno, si potevano ripetere solo per 5 minuti alle 8 del mattino e in quei 5 minuti si doveva fare getto. La prima notte nella cella l'ho visto, io cercavo di addormentarmi e l'ho visto che faceva dei disegni sul muro e iniziava a parlare con questi disegni sul muro, e a quel punto ho iniziato ad avere paura, ho avuto paura di diventare come lui. Ho detto, ma se divento come lui, ho iniziato ad avere paura di pazzire. Not only this case, but when I go to another prison, I find after like 1 week that there's someone, when the clock came to 11 p.m., he started singing. He sang very loudly for 2 or 3 hours in his cell. So I was at the beginning thinking that it's something tradition that they are doing in their cell, that this guy is singing. But when I ask about his story, I know that he was very good. He was mentally well. But one night, he knows that his son wedding has passed 1 week ago. And then he tells, he know that he didn't participate in his son's wedding because of the imprisonment. He knows his mind. For sure, it doesn't come on a spot like that, but there is a lot of stuff. And this was the last thing that make him reaching this stage. So he got mad. He was always singing. He was always asking, talking about his son, about how he loved him. He lost his mind. And that was another story that making me feeling the same. Oh, if I stayed for a long time, will I be like that? Will I lose my mind? I don't want to do that. And that was one of the main stuff that making me feel the fear of staying long time in the prison. In un'altra prigione invece, alle 11 di sera, un detenuto iniziava a cantare, insomma, a cantare per 2 ore. Inizialmente ho pensato che fosse una tradizione, infatti quando chiedevo a tutti quanti fosse questa persona, se avesse problemi, mi dicevano tutti di no, che era una persona che insomma era a posto nella testa. Però poi una notte ho scoperto che suo figlio era passed away. No, he didn't pass away. No, his son. Son had his wedding. And so Il figlio si era sposato e lui non aveva potuto partecipare al matrimonio, e quindi era praticamente totalmente impazzito. Parlava continuamente del figlio e cantava in continuazione. E quindi in quel momento ho pensato, diventerò anche io così, e in quel momento ho iniziato ad avere paura di rimanere a lungo in carcere, proprio per la paura di impazzire. Besides those stories, the situation inside the prison to stay in a very small place, like my cell was 2.5 meters diameter, 2 by 5 meters high. You are in a very, very small space. A bathroom without a door when I was transferred from the first prison to the second prison. You are sleeping on the floor. A lot of factors that could make you lose your mind, especially that you didn't live this way of training before. A lot of factors that can make you lose the control over your mind. So it's not about the stories, but sometimes when you see that getting mad is something that can you see in front of you, it can happen. So you feel the fear. You feel that, yeah, it could happen. So that make me feel the fear more and more, because
for sure, I always, when I was in the cell, I was feeling anxious and depressed because it's a prison. And I don't know when I will get released. And I don't know why I got imprisoned from the beginning. So a lot of factors could lead you to this, but I tried to do my best to adapt and to resist this, those ideas. Ma non solo niente le storie mi facevano pensare di poter impazzire, ma anche la cella. Immaginatevi la cella aveva 2,5 metri di diametro e 2,5 metri di altezza, per cui ero in una cella molto piccola, il nato era solamente diviso da una porta e dormivo sul pavimento. Per cui non solamente le storie che sentivo e che vivevo, ma anche ciò che vivevo personalmente. E poi quando senti le storie, le vivi in prima persona, pensi che possano succedere anche a te. Per cui ero sicuramente ansioso, sicuramente depresso di vivere questa situazione. Peraltro tu inizialmente racconti che sapevi pochissimo di ciò che stava accadendo, di quello che ti accadeva attorno, ma a un certo punto, probabilmente prima di Patrick, noi veniamo a sapere di questa storia, perché si inizia a parlare, i giornali iniziano a parlarne, a un certo punto diventa molto grande. Una cosa che mi ha colpito appena ho incontrato Patrick giù dal palco è che lui mi ha detto che l'interessamento di tante persone gli abbia in qualche modo salvato la vita. Proprio ha detto save my life. Però io mi sono chiesto, mentre leggevo il tuo libro, ma a te non è venuto, mentre eri lì, di la verità, di dire ma questi italiani perché non si fanno gli affari loro? Perché inizialmente tu sei arrivato nel primo carcere e racconti che eri uno dei tanti prigionieri politici, non eri il prigioniero politico legato all'Italia. Ma quando si è iniziato a sapere che in Italia si parlava di te, la tua condizione è peggiorata. Quindi non ti è venuto da dire ma cioè, anche meno. Your condition was worsening, was getting worse. No, it's not worsening. It was that more securitization for my situation. They don't want me to be in touch with anyone so I can say what's going on with me or what's happening with me. To be honest, I can't say that the support from the Italian people got me in a bad position. No, on contrast, as I mentioned for you, the support and solidarity is very important. It saved me. How it saved me? At the beginning, people, as I mentioned to you, disappeared for years and months. I only disappeared for 78 hours. That's because of the people of the Italian team, because the Egyptian government was really curious. No, he will not disappear and die. No, he will appear. So I appear on the spot after only 38 hours. So that's how solidarity worked. Yeah, after that, they put me in a solitary cell, which is something not very popular, that someone at his first time he go for a solitary cell. But they do this because they were really afraid that I will be in connection with someone who can transfer my news to the others, who can say what's happening, what I'm passing by. But after a while, to be honest, I was treated much better in comparison with others because of the solidarity. They were really afraid that I can say in any of my visits to my family that I'm facing bad stuff. I'm facing problems. Yeah, for sure, I was facing bad conditions and bad stuff. But in the prison, when you find yourself in a bad condition, but you compare yourself with the others and you feel like much better, so it's okay. Your bar is not high. Like if you are feeling that you are much better than the others, so it's good. So I can say it was worse. They put me under more monitoring, more security, a lot of stuff that doesn't relate to the conditions inside the prison, but related to facilities to contact the others, to be in communication with the others. Assolutamente no, non sono peggiorate le mie condizioni, anzi mi sono trattato molto meglio. Quello che non volevano è che io avessi delle relazioni con altri, che si sapesse quello che io stavo passando. Non andrei mai, anzi, dato che le condizioni sono peggiorate, anzi, la solidarietà mi ha salvato la vita, la solidarietà degli italiani mi ha salvato la vita, per cui di questo sono sempre grato. Addirittura non sono scomparso come tanti altri prigionieri politici, anzi sono comparso subito dopo essere stato arrestato.
mi sentivo affatto molto meglio, sempre in condizioni molto, molto brutte, in prigione, certo, però mi sentivo affatto molto meglio in, in confronto agli altri prigionieri. Quando vedi che la tua situazione è leggermente migliore, allora ti senti affatto molto meglio. Sicuramente quello che ho vissuto è stato essere monitorato molto di più, essere, avere meno accesso alla connessione con gli altri, questo sì, ero più controllato, però sicuramente la mia situazione non è peggiorata. Qui si è molto parlato del tuo caso anche in connessione, lo dici anche tu sul libro, con il caso di Giulio Regeni, infatti tra poco ci arriviamo. Però una cosa che io mi sono sempre chiesto, che avrei sempre voluto chiederti, infatti adesso è la mia occasione, è: ma tu ti sei in un certo modo sentito usato dalla politica italiana? Perché a un certo punto il tuo caso è divenuto di respiro nazionale e ci sono state delle divisioni politiche su chi effettivamente riteneva che il tuo caso non fosse degno di tutte queste attenzioni e chi invece in qualche modo ti tirava per la giacchetta, come glielo traduce, cercava di portare la tua causa per parlare di sé. È evidente che aree di destra tendevano a prendere un po' le distanze da te e a sinistra invece tu sei stato tramutato un po' in un simbolo. Questa cosa ti ha fatto sentire usato? Did you feel used by politicians in a certain way? To be honest, for sure, sometimes politics is not an easy game, you could be a card sometimes. But if you want to say that I was in prison from the beginning to force the Italian government for something, I don't think so. I was in prison because of my work, because of my career, because of what I did. But after that, there is a big section from the Italian state supporting me, showing curiosity about me. Yeah, for sure it could play a role in this, it could be later on that I was used as a card from the Egyptian government to pressure the Italian government at this time to do something for them and change. Yeah, for sure. Anyone can be a part of the political equation. It's easy like that. But to say that I'm pretty sure that I was part of something, I don't have an evidence about that. I have evidence that the Italian people work the best of my Sweden, they ask for my Sweden, and I don't think there is any government that will enter a huge battle and fight after the case of Giulio Regeni, like mine, except that they are feeling super pressured by their people. If the people didn't move asking for my freedom, for my liberty, I don't think the Italian government would care about it. The politicians and the liberals and everyone interfere with my case because they feel the curiosity of the people about my freedom. And they feel, no, we can't have two cases with the same regime. So we should do something considering this before the situation getting worse. So my idea is always when I think about this, yeah, maybe I was a call that have been in some of the negotiation between the two governments. But at the end of the day, I'm proud that I was supported by the Italian people, and the government moved in my case because they believed that the Italian people need my freedom and ask for my freedom from their hearts, not because of something. All the governments do deals, all the governments do stuff together. For sure, maybe I was used, maybe not, I don't know. But the real thing that the people asked for my freedom, and I'm proud of this, and I'm really grateful for this. And always I will say the first and second and third pleaser of my freedom is the people, not governments. I believe in people, I believe in the people can do the change, not the governments. So I'm here now because of the people, not because of any government or any political situation. Beh, sicuramente la politica non è un gioco semplice, probabilmente sono stato usato come una carta per far fare qualcosa al governo egiziano, qualcosa
dal governo italiano al governo egiziano, proprio perché non ci si poteva permettere un altro caso come quello di Giulio Regeni, per cui si doveva assolutamente fare qualcosa. Però per cui io ho prove di questo, non una prova, un'evidenza che possa dire che sì, che sono stato abusato dalla politica, dai politici. Le persone che lo chiedevano la mia libertà erano le persone a chiedere la mia libertà, e il governo a questo punto doveva per forza fare qualcosa per liberarmi. Non ci poteva essere un secondo caso Regeni, si doveva, e io infatti credo nelle persone, non credo nella politica, nei governi, ma credo nelle persone. Oggi sono qua per le persone, sono qua per voi, non sicuramente per un governo o per la politica. As I go to this, always I will ask for justice for Giulio Regeni, and let's hope justice will happen for him and for his family and for everyone thinking about you. Even mentioning my name is Giulio is a huge honor that I don't deserve. Like a very intellectual person, a very important researcher who did a lot for his career, for his university, for everyone. He's a very great example that I can't be in a comparison or in the same place with him. I really hope that we reach a moment of justice for him and for his family. Io sicuramente chiedo giustizia per Giulio Regeni, per la sua famiglia. È una persona che è stata tanto importante, l'importante ricercatore, ha dato tantissimo per l'università, ha dato tantissimo per le persone. Io non mi voglio nemmeno mettere al suo pari, è un onore che nemmeno mi merito, ma che si merita Giulio Regeni, per cui continuerò a chiedere giustizia per lui e per la sua famiglia. Nel libro parli del Cairo come di una città che conosceva bene il tuo nome. Patrick a un certo punto racconta di come, quando si è accorto che lo stavano spostando nel carcere di un'altra città che non era il Cairo, dove l'avevano arrestato, ha detto: per fortuna, perché qui magari non conoscono il mio nome. Quindi come mai, ti chiederei, cioè com'era la tua vita prima di trasferirti a Bologna, perché eri già noto al Cairo? Known at Cairo. So how was your life before going to Bologna? Were you already known in Cairo, in your city in Egypt? Yeah, no, but... No, yeah, there is no comparison between before going to Bologna, because, no, I wasn't known that much in Cairo, like in Italy for sure. Yeah, one like 150 million. So it's not easier to be well known in other countries. Yeah, my life, I was always fighting for human rights. I was working in one of the human rights institutions. To be honest, I have a toxic relation with Egypt. Like, I love Egypt so much. I love Cairo so much. I find Cairo is a very lovely city. I know that I see very bad days. I spend very bad days in Egypt, but at the end of the day, it's the place where I grow up. It's a place where I will always be proud that I belong to, because Egypt as a country is amazing. Like, it's a very, very lovely place. Cairo, I think it's one of the most beautiful cities in the world. But at the end of the day, yeah, I have a very bad memories there. I'm trying always to make myself remember that it's not about the place, it's about the regime. And the regime will not succeed in making us hate the place. I'm not in Egypt because of the regime. I will still love Cairo, love Egypt, but I hate the regime. That was the reason of my imprisonment. So yeah, I enjoyed my life in Cairo, and I wasn't predicting that I would be in prison in Cairo, but that happens, and I'm trying to overcome this feeling to can adapt to being in Cairo. No, non ero come che mi conoscessero, perché a Cairo siamo tantissime persone. Magari ero più noto perché ho sempre lottato per i diritti umani, per cui ho sempre fatto parte di un'associazione per i diritti umani. Amo l'Egitto, il Cairo è una bellissima città, è una delle più belle città del mondo. Sicuramente ho dei ricordi anche abbastanza brutti dovuti alla mia detenzione, ma questo non è dovuto al posto, ma al regime. Infatti io sono stato in prigione per il regime, il motivo della mia detenzione è stato il regime, per cui cerco sempre di dimenticare questo dato brutto, perché amo tantissimo la mia città.
Qui in Italia sei ormai diventato famoso, è evidente, no? Le persone ti fermano, vogliono dirti qualcosa, si fanno le foto con te. Poco fa all'inizio parlavamo di come magari un giorno questa fama potrebbe estendersi anche in Egitto e altri posti del mondo, realisticamente anche creato dei problemi. Ma quello che mi chiedevo è, attualmente però al Cairo, in Egitto in generale, sarà in qualche modo noto, è mai successo che qualcuno ti mostrasse solidarietà o ti parlasse delle cose che ti sono accadute? Non dico ovviamente criticare il regime o insomma l'apparato politico egiziano, perché è molto pericoloso, però che ti abbia fatto capire in qualche modo di essere dalla tua parte. On your side. Yeah, you mean like some people are supporting me in Cairo? Yeah, in Cairo, yeah. Yeah, for sure. To be honest, not all the people in Egypt are pro the regime. Yeah, for sure, there's some people who are really feeling super happy when they saw me, feeling very courageous coming to me to say, you are a leader for us, you are representing us, we are really proud of you. But like, for example, like last week I was like having a drink in one of the clubs in Cairo, and I find randomly someone came to me. It's not very popular in Egypt, like in Italy for sure, but it happens a lot. But someone came to me telling me, yeah, you are Patrick, I know your story, you don't need to say anything, I just want to say that I really love you, I appreciate you. Continue what you are doing, when you take any venue and we really believe in your cause. And in Egypt, to find someone saying so, it's a huge. It's not very huge to find someone who's courageous to say so loudly in front of his friends. And he was really lovely, offering me a drink, going to show appreciation as much as he can. So, yeah, in some circles it happens. Some people stopping me want to take a picture or to talk about how much they are happy for me to be free again. Sì, sicuramente in Egitto non sono tutti pro regime, c'è qualcuno che va contro il regime e quindi dice se è un errore per noi, ma qualcuno mi incontra in strada e mi dice continua con il lavoro. Ad esempio, la settimana scorsa in un club stavo bevendo un drink e una persona mi avvicinata mi ha detto ti apprezzo moltissimo, ti voglio tanto bene, continua così. E questo è stato, in Egitto questa è una cosa enorme. È una cosa da apprezzare tantissimo, una persona che si esprime così davanti ai propri amici, quasi rischia per dire la sua opinione, insomma è qualcosa di molto grande. Certo, non è come in Italia, tutti mi servono, però in Egitto è da apprezzare ancora di più. Ma tipo abbiamo fatto un drink, eccetera. Yeah, but for sure there is no comparison between Cairo and between Egypt and Italy, because it's totally different. To be honest, like at the end of the day, Cairo is a city of 35 million. So like only one city has 35 million. So to intersect with someone who really came to know about politics, who really came to know about Patrick's story, it's not easy. Even the economic condition doesn't give the people the chance to think about others. Everyone is running. They want to find a way to get food for his family. Everyone is trying to find a way to survive in this very huge city and very huge country. So there is no comparison. In Italy, I'm always feeling the love of the people everywhere. The people are super generous. People are very kind, always supporting me. So I'm really lucky with that. But it happened somehow in Egypt, but not really like in Italy. Beh, sicuramente non c'è paragone tra l'Egitto, tra il Cairo e l'Italia. Sapete, l'Italia è una città enorme, sono 65 milioni di persone, per cui è una città enorme con una situazione economica molto diversa, per cui molte persone nemmeno conoscono la mia storia. Le persone magari sono più concentrate a cercare il cibo per la propria famiglia, a cercare di sbarcare in Italia, mentre in Italia io sento l'amore delle persone ovunque. Sono proprio fortunato per questo, perché sono circondato dal amore degli italiani. A proposito di questo, una curiosità estemporanea, diciamo, tu racconti di essere stato politicamente attivo buona parte della tua vita. Ormai il regime in Egitto ha preso il controllo del paese da una decina d'anni, c'è stato un passaggio breve
di democratico, nel senso di un anno, in cui peraltro è salito al potere un uomo che si chiamava Morsi, legato appunto a Fratelli Musulmani, che citavamo prima, un partito di destra, diciamo islamico, no? Con una forte impronta islamica. Passata quella fase si è entrato in questo regime che adesso perdura da circa 10 anni. In che modo tu sei cresciuto, diciamo, con l'ingresso dell'Egitto all'interno del regime, quindi fa un po' parte della tua crescita, no? Un po' come io sono cresciuto con Berlusconi, non è la stessa cosa, però dici sono cresciuto con quella cosa là. Come è cambiato l'Egitto? Come l'hai visto cambiare, se l'hai visto cambiare? If you saw the changement in Egypt. Yeah, it was a bad change, to be honest. It wasn't a good change at all. I grew up when I was too young in the regime of Hosni Mubarak. It was the dictatorship was staying in the power in Egypt for 70 years. We did a lot, we hiked a lot, we demonstrated a lot, protests a lot against Hosni Mubarak, and there were revolutions in 2011. We have a lot of dreams of democracy, justice, and freedom of speech, all fundamentals of human rights and freedom, but everything changed to be a nightmare in 1 year. After 2017, after the arrival of the Brotherhood, that wasn't our ideas about democracy. That wasn't our dreams as a new generation, because we didn't want to exchange that with literally a president with a conservative, mostly party president Britain's or president apostolic conservative party. But that wasn't what happened, and he didn't take out the fight, to be honest. He just stayed for like 10 months, and then there were a military coup, so we can't judge him. But it was obvious that he don't share with us the same dreams, he don't share with us the same ground of freedom and democracy. To be honest, I think in my life, like since I became aware of the political style, we can talk about 18 years old, and till now, I feel with the freedom and hopes of freedom only for 2 years, from the end of 2010 till the end of 2020. Other than that, I'm always struggling with trying to run to save some of my colleagues who will be in prison, to get some of my friends who are already in the prison because of their opinions, because they are from the opposition. So I grew in a very hard place, considering politics. It's not easy to live in such conditions, and for sure that aspect that worked with my life, the way I'm living. Sicuramente è stato un cambiamento non buono, un cattivo cambiamento. Abbiamo lottato tantissimo, abbiamo avuto qui la rivoluzione del 2011 e avevamo il sogno della democrazia, che però qui è diventato un incubo nel 2013, non era il nostro sogno questo, però devo dire che è durato solamente 10 mesi, per cui non posso nemmeno giudicare tantissimo. Però poi diciamo che ho assaporato la libertà solamente dalla fine del 2010 alla fine del 2012, però poi abbiamo dovuto lottare, tantissimo. Sono sempre andato, sono cresciuto in condizioni difficili, andando a trovare magari degli amici anche in carcere, che erano stati imprigionati per aver espresso la loro opinione. Quindi sono cresciuto in una situazione abbastanza difficile, una condizione difficile. E cosa c'è ora nel futuro dell'Egitto? In the future of Egypt. What's the future for us? We just finished our presidential elections, and I didn't think that something could change, because to be honest, the current regime built a lot of policies that can make everyone see the fear of making any change. We are under this regime for a long time, like 10 years now, and they succeeded to make a concentration, or they make the mindset in everyone, the first thing that he's feeling the fear to say to express his point of view, to express his opinion. So they reached the point like the Iranian regime likely doing. You are always feeling super afraid of saying anything, any criticize. You are
feeling super anxious to be from that position. If you go to ask someone in the street in Egypt, randomly now, what do you think about politics? He will run. You will not even stay to talk with you. He will run because most probably you are one of the agencies and you want to imprison him. Like, it's not a regular thing. So it's a bad moment. I think it's not easy. I wish we can overcome this. I can't tell you that I know what will happen in the future because I don't know it, but what I will do, that I will always work with my colleagues, with the people who believe in democracy and freedom to change the current situation, to change what's happening right now in Egypt. That's because we have a lot of dreams about democracy and about freedom, and we need to reach the moment of success to reach this purpose. Abbiamo appena seguito le elezioni presidenziali, sempre in questo regime che ha costruito delle politiche che non sono più sostenibili, politiche di cui tutti quanti hanno paura di esprimere la loro opinione, hanno paura di tutto, se si dovesse fermare qualcuno in strada e chiedere cosa ne pensi del regime, cosa ne pensi, qual è la tua opinione, non risponderebbero perché hanno paura. È un momento difficile, questo è un momento difficile che dura già da 10 anni. Quello che sarò io non so del futuro del regime, non posso sapere, però quello che so è che io continuerò a lavorare con i miei colleghi per il cambiamento, continuerò a lavorare per la democrazia, perché noi abbiamo un grandissimo sogno di libertà e di democrazia. In questo senso il rapporto con, diciamo, chiamiamolo l'Occidente, anche se quello significa quello che significa, come, cioè, i rapporti che sembrano ogni tanto stringersi, anche con il governo italiano, senza andare troppo lontani, possono aiutare l'Egitto in qualche modo? Perché dal nostro punto di vista, come italiani, noi abbiamo sempre un po' la presunzione, probabilmente, che intensificando i rapporti, magari commerciali, magari politici, con il tuo paese o con altri paesi, questo possa facilitare un progresso democratico che poi in realtà molto, molto raramente arriva. Dal punto di vista di un uomo egiziano attivista come te, quindi politicamente attivo, qual è invece il ruolo che potrebbero, no, non potrebbero, non dovrebbero avere i paesi occidentali? The Western countries should have with your country. Look, this question is very difficult because it's a different time right now. If you ask me this question before the 7th of October, it will be different after the 7th of October. To be honest, right now, I can't ask the Western countries about anything related to what's happening in Egypt right now because there is no democracy in the European countries. So I will ask them to talk about democracy for the African countries. We are in a critical moment after the 7th of October. We saw that the European countries have double standards. They are not believing in what they are saying. They are not believing in the fundamentals of human rights and democracy. It's only a mask that they were having over their heads. So for me, if we are talking about delegations and to pressure the Egyptian government to do something or to work more for democracy, no. I should advise them to work for their democracy before asking the others about their democracy. Questa sicuramente è una domanda difficile, se me l'avessi chiesto prima del 7 ottobre magari la risposta sarebbe stata diversa. Non c'è democrazia nemmeno in Europa, quindi come ti posso dire che avere un rapporto con dell'Europa, con altri paesi che non sono democratici, possa avere un qualunque risultato, un qualunque effetto, se nemmeno gli europei stanno credendo ai loro valori, non ci credono nemmeno loro, è solamente una maschera, quindi perché dovrebbero i paesi europei andare in altri paesi, stringere collaborazioni e accordi con altri paesi quando dentro loro sono democratici? If you ask me this question before the 7th of October, I will tell you, yeah,
Let's ask them to stop dealing with the Egyptian regime. Let's ask them to stop like trading weapons. Let's ask them to stop the commercial like relations. A lot of stuff that people were saying before the 7th of October, but after the 7th of October, I don't see like a huge difference. I see that we are now watching 30,000 of Palestinians have been killed in 3 months, and no one cares. The woman's silent. The European countries is in silence. The American government in silence. People are both dying because of the bullets and the airstrikes. No, they are dying right now because of starvation. The European countries and USA don't have the power to give some humanitarian aid to civilians. 1.8 million have been displaced from their like whole houses to Rafah on the borders of Egypt, and no one cared, no one put into consideration those civilians. So don't talk to me about democracy of Europe and USA and that what they can do to change the situation in Africa. No, they should work for themselves. But again, they should look at themselves and work for democracy in their countries before talking about Egypt and about Africa. We are talking about that students are being facing like violence from the police officers because they want to save Europeans in Italy. We are not in democracy anymore. We are talking about violence toward students who are 15 and 16 years old because they have a different point of view about democracy. Se me l'avessi chiesto prima del 7 di ottobre che avrei detto sì, sicuramente cerchiamo di portare, insomma, di fare qualcosa per la democrazia, cerchiamo di limitare gli scambi commerciali con l'Egitto, cerchiamo di... Ti avrei risposto diversamente, insomma, però adesso vedo che tanti palestinesi stanno morendo e non stanno morendo per questioni... stanno morendo di fame, stanno morendo... Non tanti, perché 13 palestinesi, non tanti, because they are not a lot, they are human beings that have numbers, sorry. Stanno morendo di fame, anche vicino a Rafah, e quindi la situazione sta diventando insostenibile, per cui non vedo come si possa parlare di democrazia dell'Europa quando l'Europa e gli Stati Uniti non stanno intervenendo in questa situazione, vedendo esseri umani che muoiono di fame. Inoltre stiamo vedendo la violenza anche in Italia, violenza della polizia, delle forze dell'ordine contro degli studenti di 15-16 anni che stanno semplicemente esprimendo le loro opinioni. Quindi no, non c'è democrazia nemmeno qua in Europa. I think when I go out of the prison that we will have a lot of fights because of Egypt regime and what's going on in Egypt, but I find myself that I will have a fight not only in Egypt but also Italy for democracy, and that's life, like every signature between like one night and the other. The situation is really hard, and let's hope everything will be better soon. Quando sono uscito dalla prigione in Egitto, pensavo che avrei dovuto fare delle lotte in Egitto, ma in realtà le mie lotte non sono state solamente in Egitto, ma anche in Italia. Questo è come cambiano le cose. Io sono molto d'accordo con quello che hai appena detto sul fatto che molto spesso i paesi europei non siano al livello dello standard che predicano che vorrebbero essere, sono assolutamente d'accordo. E in effetti in Europa molto spesso l'opinione pubblica si racconta delle storie, fa una narrazione, modifica la realtà per cercare di raccontarsi appunto di essere aderente a quegli standard, a quell'ideologia. Quindi questo è molto vero, hai ragione, ed è così. Mi chiedo, visto che citavi Rafah,
che si trova appunto nel sud della striscia ed è il luogo nel quale i palestinesi della striscia sono stati sostanzialmente spinti dalle forze israeliane in questo conflitto. Rafah è anche l'unico punto di passaggio, l'unico punto di connessione tra quei territori e l'Egitto. Quindi mi chiedo, a livello diciamo di curiosità, di opinione pubblica, gli egiziani, il popolo egiziano, poi vabbè, quello che vuol dire, insomma, le varie opinioni pubbliche, come giustificano il fatto che quel valico è chiuso? Perché io so molto bene come noi ci giustifichiamo le nostre cose, ma in Egitto non so. I know this question is always asked for me. Why you are not talking about the Egyptian regime? No, why you are not talking about that the Egyptian regime is not doing well, because they are not opening the borders between Palestine and Cairo. Not the regime, the people. No, the people are really mad. The people want the borders to be open. The people are most, all the Egyptians are pro Palestine. So they want the borders between Egypt and Palestine is to be open, and the humanitarian aid to pass as soon as possible. No, non stiamo parlando del regime, stiamo parlando delle persone. Le persone, gli egiziani sono tutti pro Palestina, vogliono che il valico sia aperto, e sia aperto il prima possibile. Anche i sostenitori del regime. Also the supporters of the regime. Yeah, everyone is pro Palestine. Okay. Everyone is pro Palestine. Everyone is accepting the idea that we want to put the humanitarian aid to pass to the Palestinian side. But the problem is, and I want to be obvious about it, it's not only about the Egyptian regime, it's about the Israeli regime, because as we see in the last few months, they are campaigning in front of the borders to prevent any humanitarian aid to pass. And even, not only that, when one of the cars passed without the permission of the Israeli security, it was bombed on spot. Between my peer strike group, the power. So it's not about Egypt, to be honest. It's not only about Egypt, no. Sometimes the media want to push the pressure from the Israeli government to say, oh, and what about Egypt? No. Even if I have a lot of stuff to criticize the Egyptian regime about, but this issue, it's not about Egypt, it's about Israel. Don't change the focus, as the media is trying to do, to think about that Egypt have a role. Yeah, Egypt is criticized because they are not getting much number of people who need to escape. Yeah, you criticize them about this, but not about that they are not giving the humanitarian aid to Palestine. It's an issue of Israel, not of Egypt. Nonostante io abbia tantissime critiche da fare al regime egiziano, in questo caso non è la colpa del regime egiziano, ma di quello israeliano, perché sono loro che non vogliono che passino dei diritti umanitari. Quindi non stiamo parlando qua dell'Egitto, stiamo parlando di altre responsabilità. Certe volte ovviamente i media sanno spostare il focus dell'attenzione da un paese all'altro. In questo caso, nonostante le critiche al regime egiziano, non è responsabilità loro, ecco. To be honest, your question about does everyone in Egypt, even pro-regime, supporting or pro-Palestine, I think like right now after the ongoing genocide and we find like 30,000 is being killed and someone is not pro-ceasefire and someone who's not pro that humanitarian aid should pass to Palestinian, he should think about himself, about how he thinks, because it's a humanitarian issue. It's not a pro or not pro, it's a like that this and ongoing genocide, 331,000 have been killed and it's ongoing. You know that today 150 Palestinians have been killed over the car of the humanitarian aid. They were receiving the humanitarian aid and they were bombed. 150 is killed on the spot, not for anything. They are not Hamas, they are not terrorists. No, they are civilians who want to get food for their families, and they were bombed or spot over the cars of humanitarian aid, which passed by the permission of the Israeli army. So we are in a very hard moment, you know, we are in a critical moment. So if anyone is not rose this fire, it's a huge problem. Yeah.
è sicuramente una questione umanitaria. Sai che oggi sono stati uccisi 150 palestinesi. 150 palestinesi la cui colpa è stata solamente quella di andare incontro alle auto umanitarie per prendere cibo per le loro famiglie, e sono stati bombardati e sono stati uccisi. Quindi non stiamo parlando di Hamas, stiamo parlando di 150 persone che volevano sfamare le proprie famiglie. Quindi qua è una questione, non è una questione di essere pro-Palestina, è purtroppo una questione umanitaria. Diciamo che ti ho fatto questa domanda perché immaginavo che la tua posizione potesse essere questa, perché ti conosco, conosco il tuo pensiero, hai fatto un certo tipo di studio, un certo tipo di percorso. La mia curiosità era appunto legata a come mediamente l'opinione pubblica riceve certe cose, perché ad esempio il governo italiano sta facendo ha un certo tipo di posizione, che adesso in realtà si sta molto ammorbidendo nei confronti della critica a Israele, ma inizialmente non era così. Ma io ho sempre avuto l'impressione che l'opinione pubblica non andasse esattamente in linea con le decisioni del governo. Quindi mi chiedevo appunto cosa pensasse l'egiziano medio, diciamo così. Poi che il fatto che tu sia molto vocale su questo non mi stupisce. Why not Europe? All the Egyptians are pro. Anche profughi. Also the refugee. Also the refugees were in Egypt. No, I mean also the refugees of Egypt or refugees of what? Refugees that would like to move into Egypt. No, that's the point. That's why I want to answer this very clear. No, we are against the displacement of Palestinians to Egypt. For me, personally, I refuse this. I don't want Palestinians to be displaced to Egypt, because that's the plan. They want to extend the occupation. The Israeli army want to extend the occupation to extend it under Rafah. We want to take more lands of Palestine. So accepting the displacement of Palestinians in the desert of Egypt, that will be an assistance for the current situation, that the Israeli army succeeded in displacing all the desert people to Egypt. And it's a very old plan that they are seeking about since long time. So for me, and I know my Palestinian colleagues who are in touch with them on daily basis, that they are refusing by any means to go to live in Egypt. They want to go back to Gaza. Most of Gaza, their houses, their places where they grow up, where they belong to. They don't want to change their places. They don't want Khalid as refugees. They have their own land. They are resisting the occupation in a peaceful way. They are resisting occupation. They don't want to leave their places. And that's the right. I'm not talking about something that we should cover. They know that's the right. And to be honest, I'm pro that we can't accept the displacement of 1.8 million of Gazans to Egypt only because that will make that we are accepting the extension of occupation. I will not accept this. The Palestinians want to go back to their houses, and we want to make them go back to their houses and to rebuild Gaza, not to be an extension of occupation from the Israeli army. That's why I'm not accepting this, and I'm on the side of the popular government in Egypt that don't want to come, not because we will pay for them or something like that. No, we already have a lot of refugees here. It will be a problem for sure, economically, but it's not about the economic problem. It's about political situation, the extent of the occupation for Palestine. Yeah. Ovviamente io sono contro lo spostamento dei palestini in Egitto, ma non per questioni economiche, perché non vogliamo i profughi, ma perché loro vogliono tornare a casa, vogliono tornare nelle proprie case, nei propri territori, e questa sarebbe semplicemente una scusa per Israele per estendere la loro occupazione, per aumentare la loro occupazione. Per cui io continuerò a essere contrario a questo, non per questioni economiche, ma questa è in realtà una questione politica. È una questione politica, non vogliamo perché vogliamo che tornino nelle loro case, nei loro territori, così come vogliono loro. For sure, I encourage the Egyptian government to receive more cases who need health care.
issues for sure, as much as we can, we should receive Palestinians who are facing healthcare problems, and they should be under much better healthcare situations in our hospitals. But I'm not with the stress out of everyone. That's the idea. There is a huge difference. I'm criticizing the Egyptian regime a lot. That means they should receive more and more cases that need healthcare stuff, but not to receive everyone. There is a huge difference between both. Ovviamente sostituendo il governo egiziano si accolga per questioni sanitarie più persone possibili, però non per questo si devono accogliere tutti quanti, perché ripeto, vogliamo che tutti tornino nei propri territori. Una cosa che mi lascia perplesso del tuo ragionamento è, cioè, capisco molto bene e condivido l'idea che i palestinesi possano stare nei loro territori e non debbano essere spinti altrove, eccetera. Ma allora, perché il valico di Rafah è chiuso? Nel senso, non dovrebbero essere gli stessi palestinesi a decidere questa cosa, a dire no, io voglio stare qua, oppure no, io per ora preferisco spostarmi in Egitto, insomma, decidere un po' della mia vita. Nel senso, chiudere i cancelli e non farli passare, dicendo no, ma noi per voi vogliamo questa cosa, non è in qualche modo decidere per queste persone semplicemente perché tu hai in mano la chiave del cancello. The keys of this gate. Yeah, but you need to know something that to board, like you don't need with border like that. There is some you shouldn't finalize a lot of papers, you should go through a lot of stuff to pass from Palestine to Egypt. Regular people class in Cairo to Palestine, it's not that long process, it's not an easy process. And not only that, you can see that every day, the Israeli army are bombing the borders of Rafah that's connecting Palestine to Cairo. They are bombing the borders of daily basis. It's not easy for people to pass easily to Cairo. It was out of standard and procedure that you should know to pass from this place to the other. And if you are asking about what the Palestinians want to do and what they are thinking about, the Palestinians want to go back to Gaza. They don't want to go to Egypt by any means. They don't want to leave their houses. They don't want to leave their lands. If you are curious about knowing what the Palestinians think about, they think about their country. They think about that they don't want occupation in their countries, and they don't want to live in an obligated prison. They want to go to rebuild in Gaza and to live as they were living, not to go and live with the Egyptian regime. Non è un processo facile, perché per spostarsi dall'Egitto alla Palestina e viceversa ci vogliono, insomma, diverse autorizzazioni. Inoltre gli israeliani bombardano, stanno sempre bombardando la frontiera di Rafah. Se voi mi stai chiedendo che cosa pensano i palestinesi, beh, i palestinesi vogliono tornare nei propri territori, vogliono tornare a casa, non hanno nessuna intenzione di andare a spostarsi in Egitto, vogliono tornare a casa. Pensano al loro paese, pensano all'occupazione, pensano alle loro case. Ti ho chiesto cosa c'è nel futuro dell'Egitto e quindi adesso ti chiedo cosa c'è nel tuo di futuro invece. Da qui a 5 anni dove ti vedi, cosa vorresti fare? Dovresti riprendere il tuo lavoro nell'APR, cioè la... la ONG gruppo con il quale lavoravi prima, cosa vorresti fare? What would you like to I'm thinking about pursuing my academic career. I'm applying for the PhD right now in Italy. I want to do my PhD in one of the Italian universities in human rights to pursue my academic career. Also, I start again. I'm doing that. I'm writing for some Italian journals. I will start to search for like, a work to deal with one of the human rights institutions or research centers that's really interested in topics that I'm covering throughout my work. So I will work in a parallel way between pursuing my academic career and on my professional career. That's how I see my future. I want to stay in Italy in the upcoming years so I can resume my academic career because I want to spend some time in Bologna again. I want to live in Bologna for a while to
to resume my academic career, maybe ask them that I want to teach in the University of Bologna. I don't know how it goes. Maybe I will work in one of the IMS institutions. We will see, but that's what I will do in the upcoming years. To tell you what, where I see myself in 5 years, there is a lot of choices. Maybe I'm teaching in the university, maybe I'm working in one of the IMS institutions, maybe I'm in that prison again. Beh, per il mio futuro sicuramente vorrei continuare la mia carriera accademica, vorrei continuare a studiare sicuramente approfondendo i diritti umani, o per iniziare a lavorare oppure in istituzioni umanitarie. Vorrei andare a vivere a Bologna, in Italia, proprio per continuare a studiare e per terminare la mia carriera accademica, magari poi iniziare a insegnare all'università o magari lavorare per più qualche istituzione umanitaria, o magari sarò di nuovo prigione, chi lo sa, per 5 anni tutto può accadere. Visto che siamo in chiusura, poi non so se fatemi dei cenni con le mani se c'è la possibilità di far girare il microfono. Ho 2 domande dal pubblico, a me piacerebbe prenderle, ma non so se ci sono i tempi, quindi qualcuno a un certo punto me lo farà sapere. Ma volevo chiederti come ultima domanda un po' leggera, visto che adesso tu sei sia italiano che egiziano, perché hai effettivamente entrambe le esperienze che appunto la cittadinanza, cosa importeresti in Italia dall'Egitto e cosa importeresti in Egitto dall'Italia? To Italy and I don't have the nationalities. I have the Egyptian nationality. Tu non sei cittadino italiano adesso? No, I don't have the Italian. Non ti era stata data la cittadinanza italiana? I don't have the citizenship only. I don't have the Italian nationality. I'm saying this as a metaphor because of the love of the people, but I don't have the Italian nationality. Ero sicuro che tu ce l'avessi. I was sorry for Italian. No. È tutto finito. No, I want to be honest about this. Maybe sometimes you take hard decisions in your life that didn't make you, like, that didn't make the life easy to require, like, make one of those decisions. I get the list, I think that people know one decision that I make, but not I'm only Egyptian, but Italian means the love of the people, not with the passport, and it's much, much important and valuable for me, the love of the people, not the passport. Sure. To be honest, I didn't bought something for myself. Every time I come to Italy, I can bought some stuff that my colleagues who are Egyptian are missing. Some food, some traditional crackers and Egypt stuff that we like. There is some stuff related to the Egyptian culture that are not here. Some food maybe that they really miss when they are in Italy. I don't know if I say example and people will know it, but there is a lot of food though. Like originally from Cairo, originally from Egypt, that are not like here in Italy, they are always missing. So I think when I will move to Italy in next July, as I plan it, I will fully like one of the bands with the Egyptian food, so I can stay for a long time here without eating to that kind of food. But that doesn't mean that I don't like the Italian food. The Italian food is the most, it's the best home. Like, always you grow, you miss something related to your country, to where you grow up. So it's about some books, to be honest, in Arabic, some food. That's what I can bring with me or report with me when I came to Italy. And vice versa? From Italy to Europe? Yep. And back. Sure. And vice versa. Sure. Yeah, I always do this on once it is. I take out of like. So much, because I can't eat without this, so I take out every time I go back, like pasta, all of that, because my wife would kill me if I didn't bring this stuff. Beh, sicuramente all'Egitto importerei del cibo per tutti i colleghi egiziani che sono qua, a cui manca il cibo tipico egiziano.
Quindi sicuramente il prossimo luglio, quando ho intenzione di trasferirmi qua a Bologna, una delle cose sarà sicuramente colma di cibo egiziano. Sicuramente anche dei libri. E poi invece in Egitto porto sempre il formaggio, perché altrimenti ne ho molti essere rabbia. La mia domanda era, diciamo, più concettuale, però il fatto che tu abbia parlato di cibo ti rende molto italiano in questa risposta. What we're doing first was a bit more conceptual. No, I don't think that I think about this, because to bring something conceptual, I don't know what I should bring from Egypt to Italy, to be honest. I think like now the social media and the internet and everything that we are having right now doesn't make you in need to transfer or import something conceptual there. If I have my wife with me, if I have a lot of like friends here. So to think about something conceptual that I want to report, you know, I like to see everything in their place. I like to keep the stuff in Egypt, and I like to keep the stuff in Italy. And I'm lucky I have the host side, so I can enjoy everything in its own place, in its own origin. That's how I think about it. No, se parliamo di qualcosa di concettuale, no, non mi viene in mente nulla. Io credo, una volta che ho mia moglie con me, ho tanti amici qua, penso che lasciare le cose egiziane in Egitto e poi tenere in Italia sia la cosa migliore, no, per quanto riguarda il concettuale. To be honest, if you are meaning what I will miss about Egypt, so I want to get it with me to Italy, you mean this, yeah? Sure. It's totally different, to be honest. The two countries, the culture, the streets, everything is totally different. So to say to you that I can import something from Cairo to Italy, it's really hard. By the way, when I go back to Egypt and I got imprisoned in February, it was only a vacation of 1 week. I have the 2 tickets, I go only for 1 week and I will come back. And I was going back to Egypt because I miss Egypt. I miss the streets, I miss the neighbor of Egypt, I miss enjoying my time with my colleagues very late in Egypt in one of the cafes or bars. Mm-hmm. It's a totally different experience. So to talk about importing something from Egypt to Italy, it's hard. I believe that it's a little bit sophisticated, but even in a technological way, everything to be related to its own origin, like the streets of Egypt can be imported to Italy, the spirit of Egypt can be imported to Italy, and also writers, like, we can transfer the culture of Italy to Egypt on the streets, and how it looks like, and the spirit in the street from there. Everyone has its own spirit, which I like a lot. So that's why I think about the food when you say this. Mm. I didn't think I can import something big from Egypt to Italy and vice versa. Se invece mi chiedi che cosa mi manca dell'Egitto, quando non sono in Egitto, beh, dico che è tutto totalmente diverso. Quando sono stato arrestato, perché io stavo andando per una settimana a febbraio in Egitto. Perché stavo andando? Stavo andando semplicemente in vacanza, stavo andando perché mi mancavano le strade, mi mancavano le persone, mi mancava ovviamente la mia famiglia, ma è un'esperienza diversa. Le strade a Cairo sono totalmente diverse da quelle italiane, però non possono essere portate qua. La cultura è totalmente diversa, non può essere portata qua. Ecco perché invece ho pensato al cibo, che può essere più facilmente trasportato. I want always to go back to Cairo when I want. So that's why I didn't think about your question before, because I don't want to feel that I have everything that I need in Italy, so I don't need to go back to Egypt. I belong to Egypt also. I have a lot of beloved people there, my family, my friends. So I don't want to import something from Egypt, because I always want myself to feel the need that I want to go back to my country and to do something there and to have a participation in the society in Egypt. Inoltre, ti ho detto che non voglio portare nulla dall'Egitto, anche perché io appartengo all'Egitto e non voglio avere tutto qua a disposizione in Italia, perché voglio che l'Egitto mi manchi. Voglio voler tornare in Egitto dalle persone care, dai miei amici, voglio
partecipare politicamente alla vita dell'Egitto, quindi avere tutto qua non mi permetterebbe di sentire la mancanza. Grazie mille Patrick, grazie. Super interessante. Il libro di Patrick vale la pena di essere letto perché è pieno di testimonianze molto interessanti del suo percorso in carcere che non abbiamo avuto modo di affrontare. Poi ci sono dei passaggi un po' duri che quindi è meglio leggere più che insomma avere me che faccio il buffone e poi parlo di cose terribili. Vi chiederei un applauso anche per il fantastico lavoro di interprete. Grazie al team, grazie a Alessandro, grazie a Chiara, ovviamente grazie a Amnesty, Kevin. Eccoli. Vi chiedo un applauso per Amnesty e per tutto il lavoro che fa per i diritti umani, perché meritano davvero di essere onorati. Grazie per la vostra presenza.